si ha la segreta speranza. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, 7 febbraio 1976, presentazione di Luciana Campanisetti a cura di VB. Generalmente quando si assiste ad una cosiddetta seduta spiritica si ha sempre la segreta speranza che qualcosa di particolare venga a ciascuno, che siano soddisfatti interrogativi personali di ognuno di voi, che sia possibile assistere a dei fenomeni inconsueti. Ma come avete udito da quanto è stato riletto questa sera, il vero scopo delle nostre riunioni è quello di far spostare la vostra attenzione ad una concezione diversa della realtà nella quale vivete. Una concezione che la fretta del vostro tempo, i vari problemi personali che vi assillano, della famiglia, del lavoro e via via, vi fa trascurare, non prendere in considerazione. E noi invece, quando possiamo farci udire, facciamo di tutto per ricordarvi che tutto questo lavorare, tutto questo affannarsi è importante nella misura in cui realizza migliori condizioni, diviene una forma di aiuto per gli altri. Non è invece importante, anzi, è un inutile affannarsi, allorché il vostro agire sia un'azione che si rivolge nei confronti di voi stessi. Quando questo affannarsi, questo correre, non sia in effetti che un cercare di imporvi, di apparire, di divenire in prestigio, potere, grandezza, importanza e via, ciò che noi vi diciamo figli non significa che dovete cospargervi il capo di cenere e fare quello che per tanti anni è stato fatto, no, ma significa che voi dovete impostare diversamente il vostro concetto di vita. Se anche voi sentite il desiderio di agire per espandere voi stessi, per ingrandire la vostra importanza, ebbene fatelo, ma siate consapevoli di ciò. Sappiate che tutto quello che fate lo fate con questo fine. Non celate la vostra vera intenzione dietro scopi umanitari o, peggio ancora, dietro un'insensibilità di coscienza, senza chiedervi perché lo fate. Voi dovete seguire il vostro desiderio, perché laddove è il desiderio siete voi stessi. Ma quello che noi vi chiediamo è che non siate inconsapevoli di ciò che fate, della vera intenzione che vi spinge ad agire. Domandate continuamente a voi stessi, perché faccio questo, null'altro. Può sembrare molto poco, ma vi assicuro che invece è tanto. Purché sia fatto con costanza ogni giorno. Ogni giorno prendetevi l'impegno di chiedervi qual è la spinta che vi ha mosso durante la giornata. Vedetela in tutta la sua crudezza, senza infingimenti, con sincerità. Senza rimanere male se a questo esame apparite a voi stessi peggiori di quanto vorreste essere. Non ha importanza. Ciò che ciascuno è veramente, tale rimane, qualunque cosa possa dire di se stesso o gli altri possano dire di lui. Quindi abituatevi ad essere sinceri con voi stessi, guardate con sincerità l'intimo vostro e scoprirete la vostra realtà. Non ho altro da consigliarvi per il momento, perché tante sarebbero le cose da dire a ciascuno di voi, sempre con questa intenzione. Ma spero che ciascuno sia riuscito ad avere risposta al suo problema da queste parole. Rileggendole, riascoltandole, forse potrà penetrarle meglio, potrà capire il vero senso di esse. Io vi assicuro che esse sono grandemente utili per il vero scopo della vostra esistenza, che è quello di procedere verso un allargamento dei confini di voi stessi.